Questa era una sconfitta che resetta quanto di buono era stato fatto nelle scorse settimane. No, sui giornali resetta tutto quello di buono. Se vedo che io invece faccio un distinguo, valuto le prime giornate di un campionato di andata e le prime giornate di un campionato di andata. Le prime giornate di un campionato di andata che non erano 5 punti, mi pare. Le seconde giornate del girone di ritorno sono 8. Non resetta nulla, anzi siamo sulla strada del miglioramento. Se fossi al girone di partenza del campionato sarei a centro altro classifica e sono però la classifica incombe, non tanto per quello che è stato fatto in queste 6 ultime domeniche su cui dobbiamo migliorare, ma probabilmente non resetta nulla, dobbiamo solamente cercare di avere fiducia su quello che di buono è stato fatto. Una settimana dove lei evidentemente avrà lavorato molto sulla testa dei calciatori, perché vincere 2-0 e poi perdere 3-2 avrà influito molto da questo punto di vista. Ne ho detto che i giocatori sono a posto, l'abbiamo lavorato molto, però non vincere è di peso dagli arbitri e da Zanin e Gagliardi, perciò siamo a posto. Carpi? Carpi, speriamo di avere un aiutino da parte degli arbitri a una buona conduzione arbitrale e che Gagliardi e Zanin siano più attenti su quello che è succedato durante i 90 minuti. Novità e informazioni? Sicuramente, Barilla non gioca, dobbiamo sostituirlo. Strasser dal primo minuto? Strasser potrebbe essere al primo minuto, anche perché con Strasser abbiamo avuto 2 risultati ottimi e positivi, sia contro il Lanciano che contro il Bari.